Eccoci di nuovo qui con il nostro appuntamento che chiameremo, non so, forse quaderni o forse incontri, non lo so, perché appunto, ripeto, sono prove per il nostro palinsesto che entro 30 giugno speriamo di riuscire a presentare, ok? Dobbiamo ancora trovare un po' di gente che sappia un po' di lingue vere, internazionali, e dopodiché siamo a posto per presentare il nostro palinsesto e far vedere quello che desideriamo fare in futuro, o meglio, da grandi. Ok, a parte questo, volevo oggi parlarvi, certo, di argomenti scottanti, ma li sospenderei un attimino in quanto per le donne non è successo niente, oggi si interessano tutti gli extracomunitari, i criminali oggi sono solo gli extracomunitari, pare. E ovviamente si interessano sempre di mafia e tutto quanto, delle donne, non pare che non gliene freghi niente a nessuno e quindi nessuna risposta per ora a quelli che abbiamo scritto, ma devo dire che anche noi non ci siamo ancora dati davvero da fare come dovremmo, lo faremo dopo il 15 di giugno. È una promessa? Assolutamente sì? Ah, va bene. E quindi a parte questo ci siamo. Allora, abbiamo ripreso i Pongo in diretta pochi giorni fa e insomma è stato interessante. Ovviamente ci domandiamo come voi come faremo a riprendere poi i grandi concerti, una cosa che poi ne parleremo a settembre se non a ottobre. Per quanto riguarda, perché ripetiamo, per chi non lo sapesse, noi riprendiamo tutto con la webcam direttamente dentro il computer e tutte le interviste, qualsiasi cosa, facciamo con il telefono dentro il computer, quindi con la. Abbiamo una linea Vodafone, e quindi tutte linee sospese e webcam, quindi il metodo più moderno che c'è. Per le riprese lontane diventa un problema, ma questo ci penseremo. Allora, oggi vogliamo presentare e parlare appunto comunque di donne, parlando però di musica, in onore di Suor Isabella Leonarda, per esempio, libro molto interessante, pubblicato dalla. Ovviamente con il patrocinio e sostegno International Music Council, Ministero per i Beni e Attività Culturali, eccetera, eccetera, e c'è sempre un nome che appare, Fondazione Atti Inschiti, Donne e Musica, Atti di Convegni, in onore di Suor Isabella Leonarda, dicevo appunto, le voci inascoltate delle donne. Le voci inascoltate delle donne da secoli che lo sono, specie quelle delle compositrici che le avevano addirittura seppellite, sotterrate e quant'altro. Come le donne del resto, poi se essere seppelliti, se seppelliscono gli spartiti, se seppelliscono le donne, se le menano, le picchiano, seppelliscono la loro anima, il loro fisico, questo è un altro problema. Il problema è che le donne, non so perché, visto che noi partoriamo gli uomini, siamo solo noi che partoriamo, decidiamo di partorire, decidiamo di portare a termine una gravidanza una volta intrapresa, specialmente al giorno d'oggi, che con la legge 194 per fortuna si possono arrestare le gravidanze per chi ha troppi figli, per chi non ne vuole, eccetera, eccetera. Quindi questo è quanto. Siamo sempre in diretta, buongiorno a tutti per chi ci seguisse in questo momento, sempre la redazione Allegrondante, in onore di Suor Isabella Leonarda, a cura di Domenico Carboni con il patrocinio dell'UNESCO. Da quasi 30 anni la Fondazione Atti Inschiti Donne in Musica lavora per promuovere la conoscenza del contributo delle donne alla composizione e creazione di musica di ogni genere e combinazione a una donna e in ogni secolo e paese. Allo stesso tempo incoraggia ricerche e creazioni di lavori nuovi, eccetera, eccetera. Quindi questo è un ottimo libro per chi non ne sapesse niente delle donne, ma non c'è solo questo, basta cliccare www, Women in Music, eccetera, qualcosa di questo genere, insomma le trovate, Donne in Musica, Atti Inschiti, e trovate in tutti i numeri di telefono, gli email per poter avere questi libri, scrivere, eccetera. Calypso as an instrument of social justice, in inglese è terribile, edit by Fondazione Atti Inschiti, questo è stato edito addirittura dalla Fondazione Atti Inschiti, Donne in Musica appunto, poi aiutata dall'International Music Council, eccetera, eccetera, eccetera. E un altro libro che fa parte appunto, che è l'1, 2, 3, io adesso ho letto il terzo, ma c'è anche il numero 2, che poi hanno tutti dei bellissimi colori, uno appunto è, l'abbiamo visto, è azzurro, l'altro è arancione.
E così fanno tutte questo colore rosso del 250° anniversario di Wolfgang Amadeus Mozart. Le donne creative nell'era dei lumi. In combinazione si parla di donne, qua si parla sempre di donne con la Kitty. Una donna che ha riscoperto tantissime donne nascoste, sepolte vive, sepolte morte, sepolte sotto la carta, chiamatele come vuoi, comunque sotterrate, ma risorte, quindi la risurrezione tutto sommato esiste. Troppo spesso la stampa si chiede dov'è il Mozart in gonnella, come ancora si chiede, ma le donne non si sono mai impegnate nella scienza o nella matematica? Certamente sì. Poiché il contributo intellettuale delle donne che lavoravano nel periodo in cui i grandi maestri vivevano è spesso misconosciuto, inesistente nei libri di testo e raramente citato nelle enciclopedie. E bravi uomini, sono indispensabili convegni, pubblicazioni e ricerche per rilevare la grande presenza femminile nell'era dei lumi. Quindi non ci stupiamo che ancora oggi, per esempio in Egitto, finalmente va in galera chi infibula la donna, è uscita la legge, finalmente li mandano in galera, chi fa l'infibulazione alle bambine, alle donne, eccetera, soprattutto si fa alle bambine. Finalmente in Egitto si sono illuminati, in Italia no, dopo 82 denunce la Pinuccia prende ancora botte dal marito. Bravissimi, io vi faccio i miei complimenti, continuerò a dirlo perché questa è una cosa scandalosa. E non si parla di donne, si parla solo di extramunitari, non sento discorsi sulle donne, sui diritti delle donne. Quando ci sono trasmissioni, tipo l'ultimo che è passato su Rai 3, che non voglio neanche citare il nome, comunque 2 o 3 giorni fa, che una volta quella donna lì faceva trasmissione sul sesso alla notte, eccetera, su una televisione, eccetera. Sul sesso intelligente, per carità, niente da dire, eccetera. Però parlare di donne su cosa? Solo perché non si va in politica o altre cose? Ma parliamo di donne, i problemi seri, quelli più importanti. Dall'affidamento congiunto al resto. Perché chi non lo sapesse, chi va a finire l'affidamento congiunto con una giudiziale, per 3 anni viene torturata dai magistrati, dalle psicologi, eccetera, quando non ha fatto nulla. Mentre la Pinuccia che subisce botte dal marito, i magistrati lì far finta di niente, i carabinieri neppure, al massimo dico signora la nascondiamo. Quindi forse oggi veramente io credo a questo punto con tutto quello che si sente, non bisogna più essere persone oneste. Voglio finire in bellezza comunque, così fan tutte di Francesco Bresi, introduzione al convegno. E poi c'è Mozart e le donne, Patricia Sacchiti, quindi molto interessante, ma noi adesso, perché passiamo su YouTube e non abbiamo il tempo di dire tutto, concludo qui oggi con questi straordinari libri, le presentazioni, perché di questo ci dovremmo occupare, perché di diritti delle donne se ne dovrebbe occupare la magistratura, i carabinieri, i magistrati, i giudici, l'alta magistratura, e mi pare che non se ne occupi, ma che torturi ampiamente donne che si allevano tutti i giorni, i santi giorni, i figli, che quando un marito si sveglia dice adesso gli porto via il figlio, 8, 9, 10 anni, perfetto, allì si incomincia tutto, non si decide, invece di aiutare la donna, dire intanto economicamente signora come sta, la possiamo aiutare? È a posto? No, non si preoccupano, poi se lei spende 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro di avvocati per non farsi portare via il figlio, allora non gliene può fregare di meno, perché una risposta che ti dicono non mi interessa, il giudice, l'altro non voglio sentire risposte, lo psicologo non vuole sentire risposte, nessuno vuole sentirti, voglio solo sapere se sei una brava madre. Ma come, uno alleva il figlio a 8 anni senza problemi, dove c'è un giudice che, dove ci sono giudici che danno affidamento alle donne, questo da fino al 2006, prima che uscisse quella maledetta legge giudiziale che ha complicato solo le donne, tant'è che alcune si sono uccise oltre. E ripeto, e ricordo, l'ultima donna che si è uccisa era un pezzo grosso della polizia, ha ucciso la figlia, poi si è uccisa lei in macchina, questo poco tempo fa, ma si fa finta di niente, solo perché il marito voleva portare via la figlia. Un giorno si è svegliato. Questa è la bellezza dell'affidamento congiunto. E dopo un anno, stilicidi, eccetera, 20 presenze psicologi, disegnini, fare disegnini e tutte queste cose qui, mentre la donna si deve allevare da sola il figlio, come ha sempre fatto anche nel matrimonio. Perché io vedo la maggior parte dei matrimoni, continuano le donne ad allevare i figli, le donne fanno tutto, le donne lavorano in casa, lavorano fuori, guardano i figli, mentre parole bene, perché le parolacce o le parole, signori miei,
si usano quando c'è veramente tanta immondizia. Eh? Benissimo. In una magistratura che dovrebbe difendere le donne, proteggere le donne e i bambini, e non lo fa. Da secoli, da anni, in questo secolo moderno.